E dove le hai trovate tutte queste persone? Quando è nata questa performance? L'invito per costruire questa parata è giunto contestualmente all'invito per la mostra qui a Rivoli. La curatrice del museo, appunto Marcella Beccaria, mi ha invitato a costruire insieme questa mid-career retrospective, praticamente i primi 10 anni di lavoro, dove diciamo l'elemento comune è sempre il coinvolgimento di intere comunità in tutti i lavori che facciamo. E la parata negli ultimi anni è diventato una sorta di danza di comunità, di performance che celebra la comunità, che mi piace molto. È un artista che intenzionalmente esce dagli schemi, quindi è un artista di quelli che in un qualche modo come dire, tracciano vie che poi probabilmente saranno a loro volta spunti per altri artisti ancora più giovani di lei per riflettere su quella che è sempre di più, diciamo, uno dei punti nodali dell'arte contemporanea, dei suoi linguaggi, che cioè in che modo l'artista è un artista e in che modo il pubblico è un pubblico, o quanto i due eventualmente possono arrivare a scambiarsi i rispettivi ruoli. L'arte quindi non sta soltanto nei musei, ma sta soprattutto fuori dal museo. Entrambe, io credo, amo moltissima arte anche molto diversa da quella che piace fare a me, però sicuramente quella che mi piace è questa, cioè quando l'artista diventa un attivatore di un'energia che in realtà già c'è e che può catalizzare, e quando il museo diventa una struttura aperta dove le persone possono fare delle cose e non solo guardarle o ammirare delle cose ed essere un contenitore, diciamo, passivo. L'arte è sempre più un modo di comunicare, un modo di imparare, stare insieme. L'idea di fare una mostra con Marinella Senatore è non solo un modo per premiare il lavoro di un'artista italiana che però sta sicuramente emergendo a livello internazionale in una maniera molto forte, ma è anche un modo per lavorare con un artista che collabora strettamente con il museo, in modo da far sì che le modalità, appunto, di partecipazione e proprio quelle che sono le potenzialità dell'arte contemporanea possano esprimersi al massimo. Qui stiamo parlando di un'arte molto inclusiva, un'arte capace, credo, di davvero oltrepassare gli stretti confini fisici che un museo magari può avere e relazionarsi con le persone che abitano in un certo luogo senza imporre, senza chiedere loro di fare qualcosa, ma lasciando che esse siano se stesse. Questa performance non è solo fine a se stessa, ma c'è stato un film che è girato. Abbiamo dovuto filmare il lavoro con molto piacere, non è stato facile perché era particolarmente difficile, c'erano tantissimi partecipanti, ma deve anche rimanere il ricordo a tutti, a noi, ai partecipanti, a chi non ha potuto partecipare o ai familiari di chi ha partecipato, un ricordo tangibile dell'esperienza fatta. Quindi sì, abbiamo girato e verrà editato a brevissimo e esposto in mostra. Tra l'altro la mostra viaggia in America, a Santa Barbara, al Museo d'Arte Contemporanea, e quindi in California vedranno questa parata. Sì. Thank you.